siamo, wow. Aspetta, mi sono Ta-ra-ra. dimenticato. Cosa hai dimenticato? Quindi il nostro sponsor. Nicol Bolas. Ovvio. Cioè, proprio che sono corta. Sì, perché ho dei brachini imbarazzanti. Sì. Ciao Montre. Ciao, Montre. Là. Allora, aspetta che metto il sistema. Ho dimenticato la corona d'alloro. Tastiera. Potevo mettere la corona d'alloro a Bolas. F5, 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 F5. F5, Tra un po' ci F5. Ci raggiunge sta. anche Francesco. Ok. Niente. La live di stasera è sponsorizzata da lui. Strano, quasi tutte. Vuole che insomma, Conquistiamo il mondo. no, facciamo vedere quanto è bella l'era della rovina che la porta lui, quindi che carino, guardatelo. Non potete non amare l'era della rovina, soprattutto se la porta Nicol Buonasera, Bolas. Buonasera. buonasera, Ma ci paga buonasera. Lo per Bolas. dirlo, sì. Ci dà le gemme Dov'è? queste, io così ce le mettiamo qua e fluttuano. Gloria e lode a Nicol Bolas. Gloria da. Gloria e lode al dio faraone. Esatto, una cosa così. Ho scoperto stamattina che sarei brava a fare un po' di vendita, quindi potrei vendere davvero il merchandising del dio Cosa? faraone. Sono brava a Esatto. convincere. Ma il dio blu rosso? Un Dopo attimo, ne parliamo. con calma, Tra cioè. l'altro, Abbiamo abbiamo dio anche i blu rosso, bicchieri abbiamo blu bicchieri rossi. blu e rossi. Tu vuoi blu e rosso Prima abbiamo bevuto il blu. rosso? Fa lo stesso. Ok. Prepariamo come una conferenza, siamo super professionali e mettiamo anche l'acqua. Sì, c'è un Pikachu obeso dietro, tu sei coi paraghini del Non lo pigiama, siamo super sanno, non lo professionali. sanno, ve lo sanno, hai rovinato la magia. Ma la magia dovevi avere la camicia sopra, il papillone, i braghini per avere la magia. Ci manca il nero, ma perché il bicchiere nero è difficile da avere. Quello viola, di questo non so se ce l'hai. Ce l'ho, Ce l'hai, ho ce tutti i l'hai. Aspetta. colori. Abbiamo preso tutti i colori. Bravi, brave, Siamo bravi. brave. Allora, iniziamo con una cosa che non sappiamo se sia un bene o un male. Ossia? L'artista è questa, dai, Ah, facciamo una cacatina, una proprio una buttata così. L'artista Joseph ok. Mian. Mian, l'autore di Ramos, il Dragon Engine, quella carta che era stata spoilerata di Commander, che non si sapeva se era ufficiale o no, inventata o no. Ha pubblicato oggi sulla sua pagina di Facebook, che io prontamente l'ho salvata velocemente prima che scomparisse e condivisa su Instagram, l'immagine, l'art della carta. Quindi, in teoria, dicendo questa carta era stata spoilerata in Spoilerata. maggio. Quindi effettivamente le carte Commander che erano state viste potrebbero essere vere, perché se Sembrano, sì. l'autore l'ha vista e ha deciso di pubblicarla, forse verrà cazziato, può darsi, Mi sa di sì. temo proprio per lui, dolce piccolo tesoruccio, però ha reso realistico, cioè reale quello, quelli Esatto, erano quello davvero, quello spoiler spoiler l'ha confermato. era davvero uno spoiler, quindi almeno Ramos sappiamo che è vero. Beh, ma se era lui, sono sicuramente anche tutti gli altri. Esatto. Sì, però nel senso, lui abbiamo la certezza. Oppure ci sta trollando. No, perché l'art è proprio in alta Sì. definizione ed è quella, E quindi lui c'è. non può averla estrapolata. No. Cioè, non credo Cioè, c'è che. proprio scritto l'art di Ramos Dragon Engine, art Mark director, Winters. for commander, c'è proprio tutte le informazioni. Quindi ci ha confermato che quegli spoiler di Commander 2017 sono veri, e Eh quindi sì, uno ovviamente dei mazzi è Pentacolor Draghi. non so quanto l'art che ha pubblicato su Sì. ArtStation sia, quanto rimarrà online, Sì, perché perché se non. ovviamente potrebbe anche essere, sì, praticamente attaccava solo il codice Sì. fiscale, praticamente quando si ritrovano in questi casi, da quel che ho capito, gli artisti dovrebbero pubblicare la foto solo quando viene spoilerata o in modo ufficiale o confermata, quindi Esatto. tutti quegli spoiler, anche non della Wizard direttamente, ma forniti dalla Wizard a altri canali,
Loro possono ovviamente subito dopo, appena succede, pubblicare l'art in HD, in tutti i formati che, cioè nel formato più Che grosso che vogliono loro. vogliono. Prima no, perché ovviamente farebbero spoiler. In questo caso lui è considerato un leak, uno spoiler vero, quindi verrà cazziato di brutto, perché o costringe la Wizard a pubblicare effettivamente Ramos, Esatto. cosa che non credo abbia in mente di fare. Oppure gli faranno togliere l'art, gli daranno, vabbè, un cazziatone, un multone, non credo possano fare tanto perché alla fine lui ha agito in buona fede, non è che abbia agito per... non ci guadagna niente a buttarla Beh, non fuori so, così. magari ha chiesto qualcuno il permesso e Ok, o gliel'hanno però dato. se non scompare, quindi la Wizard lo sa, qualcuno glielo dice, insomma, dai, se non scompare significa che quello spoiler è considerabile ufficiale. Beh, in Perché realtà sì, con... che scompaia, che non scompaia. Se non scompare è uguale, però se scompare, se non scompare significa che tra poco forse lo buttano Ah, fuori. Perché ok. se scompare in fretta è perché è ufficiale, ma è più avanti. Sì. Se non scompare vuol dire che tra pochi giorni ce lo danno, perché normalmente non lasciano una prova in alta definizione. In teoria, comunque esce ad agosto, Ma agosto command. è lontano Lo so, per quindi la magari Wizard. a luglio possono buttare fuori quelle carte che erano state spoilerate. Dicono: ah, sì, uno dei mazzi è Drago Oh, Pentacolor. E questi sono le anche tre. perché c'è ancora da aspettare l'articolo ufficiale in cui cercano di capire cosa è successo. Comunque, andiamo avanti. Questo Andiamo, era magari facciamo. una lieta notizia o qualcosa su cui riflettere o cose carine. Andiamo avanti. Allora. Iniziamo a parlare del motivo per cui lui è qui. Esatto. Perché è E, bello. esatto, è molto bello. È molto bello. Come un gatto E, grasso. quindi oggi, cioè stasera, parleremo semplicemente di spoiler, quelli che sono usciti principalmente oggi, perché comunque gli altri li abbiamo già visti anche E anche sabato. poi le Poi invocation, abbiamo guarderemo messo le invocation. l'articolo. Hello from From Sir, Sir hello! Hello. Leather Queen. Prima di addentrarci nei meandri della lore mi sono preso qualcosa. Ciao Ciao Francesco. Francesco! Sono preso qualcosa di importante nelle discussioni di sabato. In Sabato realtà. abbiamo fatto un po' un riassuntone a livello di trama e a livello soprattutto abbiamo parlato un po' di Ixalan, del fatto che quello che è uscito, il fatto che questa strana coincidenza per cui è uscito poco prima degli Esatto. spoiler, sembra che qualcuno stia per perdere la testa, quindi ha buttato fuori velocemente tutto. Abbiamo parlato del fatto che secondo noi nessun guardiano ci lascerà, soprattutto Jace perché si vede su Ixalan, e anche, oppure se ci lascia, ci lascia un personaggio importante per tutti, che li fa maturare, anche se secondo noi non muore nessuno, però qualcuno tipo al pari di Chandra o di Gideon sarebbero quelli che davvero potrebbero portare a un mutamento. Perché sono quelli più legati a tutti, però sono tutte ovviamente, cioè, proprio speculazioni, Sì, non possiamo dire con certezza, cioè abbiamo proprio parlato del fatto che sono tutti sconfitti in quel ciclo di carte, nelle esatto. quindi nessuno di loro effettivamente potrebbe, cioè, essere una sconfitta cocente che li porta a una maturazione per dire... Forse è un po' presto per sconfiggere Volas, oppure potrebbe essere una sconfitta che porta alla morte di qualcuno. Cioè, leggendo dei flavor, la metà muoiono. Cioè, i flavor ci dicono: oh, tu sei morto, tu sei morto, tu ti ho No, fatto in realtà esplodere la li mente, ah, ti ho sbeffeggia, bruciato. li Cioè, sbeffeggia. quindi, no, a proposito della carta dove si è salvato da Oketra, quello dove la cura, quello che è in mano non è Non Gideon. è Gideon, dopo ce l'abbiamo in grande l'immagine e si vede che non è Gideon. Secondo me dopo Paragon farà morte e resurrezione, il fatto di essere morto potrebbe farlo maturare un minimo. Beh, li vedremo. Quindi la morte di un guardiano non è detto che ci sia qualcosa a livello di trama che permetta ai guardiani di maturare e di prendere una decisione di dividersi, deve esserci. Perché? Perché comunque come fanno a motivare che qualcuno se ne va in giro senza gli altri? Per Esatto. esempio, l'ultima storia, quella dove Lyanna sconfigge Razatek, l'ho preso. Raka.
Razaket. Kakazet. Vabbè, il suo Vabbè. demone, quello, ovviamente, secondo me è un modo per dire: guarda, guardiani, guardate, tin, 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 Liliana non è buona come sembra. Liliana ha bisogno di finire la sua guerra, e que di questo abbiamo anche parlato. Non ce la posso fare, non lo imparerò mai. Cioè, va a Cavolo. controllare come si scrive, non lo Ah, so, ok. lo leggo, No, non lo va imparo. lui a Sì, sì, controllare. sì. No, nel senso, cioè, mi fa pure sto favore, ma io non riuscirò mai a impararlo, lo leggo e lo dimentico. E Liliana deve tipo finire di sconfiggere i suoi demoni. Razaket. Razaket, ok, deve Ok. finire di sconfiggere i suoi demoni, per poter ovviamente magari tornare su una strada di Esatto. miglioramento. Jace deve fare il suo dovere, la povera Jace. E anche Chandra ha diciamo che ha un ruolo abbastanza importante. Cioè, Sì. tutti loro devono tornare la Wizard deve dare a livello di trama qualcosa che li fa tornare a casa. Buonasera. Ciao. Ovviamente non sappiamo cosa, Buonasera. può essere qualcuno che muore stecchito, può essere semplicemente una sconfitta cocente ed è quello che aspettiamo. La morte di tutti è improbabile, anche perché No, Jace sopravvive, esatto. non avrebbe senso far vivere uno e gli altri. Può anche morire qualcun altro, però cioè, o deve arrivare nel prossimo capitolo, Sì, perché non è sì, che sì, sì. possa vivere un capitolo e morire alla fine. Anche Samut, anche Gero potrebbero essere qualcuno che li lascia e loro capiscono che non, tipo anche Samut diventa Planeswalker e E viene poi, sconfitta. esatto. L'idea è comunque che anche se sono Planeswalker, non sono forti come Bolas. Comunque Comunque. vedremo da quel punto di vista. Andiamo Andiamo avanti. Aspetta. avanti. Allora. Partiamo con gli spoiler. Spoiler, spoiler. Quelli di oggi più che altro, quelli insomma gli ultimi. Allora, oggi sono uscite un po' di cose di 8 sul cimitero. Casa G si ricorderà la via di casa dopo che nella sua mente sarà entrato uno un pochino più potente di E beh, il fatto Alamaret. che comunque da quel che si intuisce dal leak, Jace abbia nel nome la parola castaway, giusto? Quindi naufrago, potrebbe anche essere che effettivamente non finisca bene per lui, cioè si sì, sopravviva, ma non finisca bene. Ma non credo che c'entri quello per un semplice fatto, sarebbe un po' strano che va giusto in un piano dove c'è Vraska, che è un problema di Ravnica, che è un problema che lui deve Esatto. risolvere. Quindi vedremo anche quello. Però sicuramente non sta bene. Cioè, se Bolas gli entra nella testa, direi che non sta bene. Ok. Ok. Iniziamo con qualche carta. Allora, oggi sono uscite un po' più di carte di ieri Sì. rispetto a ieri. Scusate. Allora, come abbiamo visto in Era della Rovina, i deserti sembrano moltiplicarsi. Esatto. Finalmente, anche perché l'idea è che quello che era fuori, il deserto fuori, si è la calotta che proteggeva la città si è distrutta e ovviamente il Il deserto deserto entra. entra. E soprattutto questo qua, per esempio, adesso ovviamente prendiamo caso per caso, questo deserto qui non è male, perché vabbè, a parte che ti aggiunge mana classicamente, in più ha come effetto. Cos'è stato? Ho Niente. sentito un rumore. No, nulla. La mia Che pancia. tappando e sacrificando un deserto, quindi non per forza lui, Ma che è un anch'esso un deserto. deserto, esili tutte le carte da tutti i cimiteri. E qua direi Questa che. soprattutto in Commander anche, ma non solo, anche contro Esatto. magari lo stesso zombie, non è male. E abbiamo visto che in questa edizione il late sul cimitero, diciamo, sta iniziando ad avere un pochino più potere rispetto a quello che si pensava. Cioè, nel senso, in Amonkhet ci si aspettava late sul cimitero, ma non è uscito così tanto. Mentre qua vedremo c'è anche un'altra carta avanti, più avanti, che è essenzialmente molto forte, sempre con temazzi. Ha un voce capoche istantaneo e contro tutti. Esatto, Sì, è e puoi decidere te quando farlo, soprattutto, mentre Vojo Kabog. appena Devi, cioè, nel entra. senso, quando entra lo fa. Questo tu lo puoi giocare, ti dà mana subito e poi lo puoi usare quando serve. Inoltre è ripetibile nel caso tu abbia altri deserti. E soprattutto
è forte, cioè sono carte, quelle carte che hanno quella meccanica che si potenziano se hai un deserto in campo o nel cimitero, e questo aiuta ad averlo sia in campo che nel cimitero, nel Sì. senso, comunque è sinergico anche da quel punto di vista lì. E tra l'altro anche il flavor text ci rivela qualcosina sulla storia che sembra legato alla maledizione, quella maledizione del piano della rianimazione spontanea dei Sì, morti. quella che è la maledizione della peregrinazione. Praticamente Esatto. se il corpo perde tutta la carne, quindi rimane solo lo scheletro, la maledizione svanisce. Anche No, perché penso però si riferisca quando non esisterà alcun pezzo di carne sul piano, sul su piano, Amonkhet. esatto. Allora avrà fine, solo allora i morti potranno riposare. Sì, però non è un buon segno per gli abitanti di No, Amonkhet. esatto. Se arriva in standard un po' di hate contro cimitero, eh Sì, ma lo capiamo, anche se gioco zombie, cioè me ne rendo conto. Ultima misericordia, ok, tra per caso hai messo l'arte vicino? sì. Poi. No, è nell'altra Ok. schermata, poi quando parleremo della. Storia. Della storia si vedrà, ma anche da qua un po'. No, da qua no. Però Allora, si questo può non è capire che Gideon. non è Gideon comunque quello che ha in mano lei. E questa Carta copertina. è una carta. Sì, è una carta che fa parte di un ciclo che abbiamo visto, quella nera, che è stata una di quelle uscite per sbaglio sul sito ufficiale Wizard, che è quella che raffigura Bontu. Che tra l'altro oggi è uscito l'articolo dove fa la preview di quella carta lì, che è l'ultima sentenza di Bontu, si Sì, chiama quindi ultima Ultima qualcosa della qualcosa del divinità. Dio. E comunque, se probabilmente costeranno tutti e tre, no, secondo me no. Comunque, sono effetti forti, under-costed, quindi a poco costo per quello che fanno, però come effetto negativo hanno. Non Il fatto stappano. che le tue terre non stappano durante il tuo prossimo E stop. gli agro ora è. E questo infatti è un effetto che è molto forte per un costo 3, soprattutto se i tuoi punti vita diventano pari ai tuoi punti vita iniziali. E considerato che penso esista già una stregoneria con lo stesso identico effetto, ma che costi tipo 7 o 8, una cosa del genere. Esiste un angelo che lo fa quando entra nel campo di battaglia ed è un tipo un 4-4 costo 6 volare, che gioco nel mio Kalia, che è troppo forte e mi ha fatto vincere una partita, Ammazza però che culo. ero a 2 punti vita. E comunque, Che muoiono gli cinque. Eh beh, effettivamente le cinque divinità potrebbero o sì, morire quello molto. o. Sì, Sì. dovrebbero morire, perché comunque si vede, che in un'altra carta dopo, si vede che Allora, c'è un'pietra no, che è stesa. non è Gideon, punto. Cioè, perché è pelato. No, dopo si vede, Nell'arte che dopo abbiamo nell'art, in alta caricato. definizione, che poi facciamo vedere, si vede chiaramente che non è Dovrebbe Gideon. essere tipo pelato. E sì, è tipo pelato, e E anche. in solennità di Oketra, sì, Oketra sembra abbastanza Esatto. morta. Soprattutto secondo me Oketra in primis, e poi magari altre divinità tipo. Chi potrebbe essere? Cosa? No, altre divinità, boh, la divinità. Sicuramente non Bontu, ma gli altri, Ronas, Kefnet, Azoret. Azoret, loro forse. Potrebbero passare tra virgolette al lato più buono, perché se tutte le divinità vanno a combattere, a distruggere Amonkhet, quindi a distruggere le persone, No, cioè loro in teoria no. Da quel che si capisce, sembra che no, le appunto le tre. tre divinità, Ah, loro ok. si potrebbero schierare con le È persone, certo. soprattutto in primis Oketra. Gideon te è pelato E in The dopo Son to Tupè, Pay, va ovviamente, bene. sì, non guardo. Ci credo. Quindi Oketra stessa, poi gli altri, Azoret forse Bontu no, però gli altri sì, potrebbe essere sì. Vediamo. Ho zoomato un po', mancano i basettoni Gedeoni. Andiamo Sovrano oltre. del branco, Qua lo c'è amo, punto, basta. Felino gatto, felino felino, tribale tribale. gatto o Esatto, tribale felino. questa è effettivamente molto forte alla fine. Mao. Mao, proprio Mao.
Comunque un 2-2 a costo 3 che dice che prende più 1 più 1 per ogni altro felino che controlli. Quindi secondo me di terzo turno può anche entrare come 4-4. In più tappi un bianco solo, lo tappi, lo stremi, quindi non stappa per un turno. Crei due pedine felino 1-1 bianco con legame vitale. Comunque col fatto che lo puoi fare anche a fine turno, aspetta che sta ballando un po' il tutto. Bellissimo il gatto alla sinistra del leone. Si fa le pulizie per i fatti suoi. È vero. Amore. Qui lui evoca i gatti, fa due, tra l'altro 1-1 con legame vitale. Che non sono neanche E quindi male. lui si pompa di due, perché fa due Esatto. felini a costo 1 e comunque farlo a fine turno non è male. Magari c'è un bel Selesnya gatti. Peccato che abbiano bannato Guardiano Felida, perché Vabbè. altrimenti sarebbe Sì, stato sì, più sì. simpatico. Però sei sempre il serpopardo. Sì, c'è il serpopardo, c'è il gattino con il balsamare, c'è il gatto quello con doppio attacco di Hour of Devastation che C'è il torna. gatto signore ga dei gatti, Sì, quello che dà più uno più più nei lifelink link ai ai gatti. gatti. No, comunque Ci so, e ce n'è. Mimic, Beh, ovviamente. sì, ovvio. Tra un po' ci bannano Mimic Si perché lo può metti fare. ovunque. E poi col bianco hai anche delle removal volendo. Volendo sì. Andiamo oltre. Allora, c'è La la. locusta divina. Oh. Allora, per quale motivo non c'è The God, Locust God? Esatto, il dio Perché la figura, locusto. ovviamente la traduzione ufficiale è locusta divina. Basta, cioè, non ha Non senso hanno chiederlo deciso. sotto Sì. ogni. Ma perché non è tradotto come il dio locusta? Perché non è il dio Zeus, non è il dio Odino, ma è la locusta divina, va bene? Cioè, ci sta Esatto. bene così? Sì, anche perché comunque basta, Hanno deciso la traduzione è che quella. volevano evitare qualsiasi Qualsiasi persona che potesse che ritenere potesse. questa immagine un po' offensiva, ok? Ci Ecco, quindi sono siamo? partiti prevenuti, hanno fatto Sì, bene. hanno fatto bene. Insomma, dato che a pensar male, a volte si Si pensa pensa giusto, giusto. ci può fare, ci può Allora, fare. la locusta divina. È una gran È bella la divinità, è locusta. bella grossa. È un 4-4 volare a costo 6 che dice ogni qualvolta peschi una carta, fai una creatura pedina, creatura insetto 1-1 blu e rossa con volare e rapidità. Quindi non è male. Cioè. Tappando 4 peschi una carta, poi scarti una carta, quindi si innesca, diciamo, la sua cosa. E come l'altro, come lo scorpione Sì, lo scorpione divino. divino e non di birra, quando muore, alla sottofase, alla prossima sottofase finale ti torna in mano. Ok. Quindi non hanno, infatti, oggi l'articolo di oggi dove presentavano la locusta hanno fatto vedere il modo in cui hanno pensato di fare, cioè la differenza tra gli dèi di Amonkhet e gli dèi di Nicol Bolas, Sì, perché loro, tra essenzialmente. le tre divinità, sono dei colori per ora e quindi Sì, no, ipotizziamo l'hanno già, infatti c'è sono dei colori scritto Grixis. che Perché sono dei sono la rosso nera, la rosso blu e blu, e quindi la poi blu l'ultima nera. manca, quello che manca è la blu nera. E rappresentano, sono quelle divinità che Bolas non aveva ucciso, ma aveva Si nascosto. aveva messo da parte. Ma mettendole da parte, le ha mutate completamente. Loro hanno perso il nome, non Sì. sono più divinità, ma sono burattini veri e propri di Bolas, che secondo me, guardandoli, portano effettivamente la piaga del loro Sì. animale, che poi potrebbe essere che lo scorpione non porti scorpioni, ma porti malattie Il purulente, veleno, sì. veleno. L'ultima creatura sappiamo solo che si vede solo il suo braccio ed è un Sì, braccio scheletrico. sembrerebbe uno scheletro ed è armato con questo bastone. Bolassoso. Sì, ovviamente. Che tra l'altro se noti Sì, anche le bellissimo. antenne di questo. Non è uscito anche quello verde nero. No, che io Boh, è sa. uscito adesso, però non mi sembra proprio. Andiamo a controllare giusto per. Non puoi usare l'altro, scusa. Uso, no, uso questo.
Per ora, cioè, dall'articolo l'idea era proprio che dovessero In teoria non dovrebbe affrontare, esserci. avere solo le commozioni, Sì, ciao, tutti i verbi, se facciamo. dovrebbero semplicemente solamente avere i colori di Bolas. E visto che No, Bolas non c'è fino a prova contraria nessun verde è Grixis, e nero. Ah, il verde. Ah, quello lì è l'invocation. Sì. Verde nero è l'invocation. Questa la prossima ad essere bannata. Sì, come invocation, ma quella lì è una ristampa di un'altra edizione, Lord of sì, Extinction. ma Non cioè, sarà in questa edizione. non è una divinità di questo piano. È una creatura, se non È un sbaglio, elementale di di Alara, ed è Alara. un elementale, non è Cioè, è una. uscito in Alara la prima volta, Non adesso. è una divinità. Questa è la prossima ad essere bannata? Non credo. Cioè, alla fine costa tanto e non è così sbroccata. La masterpiece. Non l'ho vista quella. No, masterpiece. Ok, quindi questa comunque è forte. Come comandante, secondo me è molto bello. In commander, molto forte. Perché comunque è in un rosso blu peschi senza problemi. Comunque, oltre alla pescata di turno. Perché comunque questo si innesca anche alla pescata di turno. E infatti mi sa che lo metterò in quel mazzo che avevo intenzione di fare con la Sfinge, che quando lancia una magia metti le carte No. della mano in fondo e peschi Che altrettante carte. simpatico. E quindi non è male. La merda. Uffa. Lo faccio apposta buffo, non lo Sì, faccio neanche forte. Buffo. buffo per lui significa Andiamo rompiscatole. oltre. Specchio dei miraggi, questa carta è Questa sì. bellissima, cioè è stupenda, appunto, cioè non esiste altra definizione del stupenda. Lo specchio dei miraggi entra con 3, Ruota della fortuna e stemma araldico. Comandate, ma che come bombe in altri mazzi. Se poi gioca anche un Teferi puzzle box. Eh sì, ci sta. Con 2 diventa una copia di un artefatto, una creatura, un incantesimo o una terra, bersaglio fino alla fine del turno. Il suo difetto è che costa 2 e fa fino alla fine del turno, ma è anche il suo pregio perché puoi cambiare ogni volta che vedi qualcosa di fico. Però devi aspettare la fine del turno, Sì. perché mentre è copia di qualcos'altro non ha No, l'abilità però di visto che cambiare. normalmente lo cambi magari No, ci così, sta nel cioè, tuo nel tuo turno, o anche, turno. cioè, diventa una cosa nel tuo turno, una cosa nel turno degli altri. Esatto, ed è Comunque, bellissimo per anche in questo. commander è fortissimo, Sì. perché può essere Quando così. entra il tuo comandato, oh, Può come mi diventare piace il qualsiasi tuo cosa. comandato! Ma che bello quel disco che fa le È braccia! vero, dentro stappata. Però poi si distrugge anche lui. Ma distruggi Quello che hai proprio tutto, fatto. è quello Eh il bello? sì. E Vabbè. niente, questa non so se verrà giocata. No, Cioè, in Commander sì. c'è la solita combo con le Dark Depths, quella che fa Marit Lage, Sì, che vabbè. diventa copia di quella terra e poi fai Marit Lage. Ok. È quel lato malvagio. Lei è molto malvagia. E Sì, in realtà sì. poi dice su a me, quindi non Ma tu lo sei so. Io non rompiscatole. lo so. Mi ritengo offeso. Offenditi. Mi offendo. Andiamo avanti. Questa è L'Idra di uscita. Ramunap. Ramunap. Questa è uscita stamattina. Questa è ok. Cioè, nel Ok. senso, è da draft più che Oh, altro. sei ok, Idra. È un 3-3 questo 4, cautela, raggiungere, Che bella. E travolgere. già questo ci piace perché dai, insomma, è Se controlli carina. un deserto prende più 1 più 1, se hai un deserto nel cimitero prende un altro più 1 più 1, quindi è Quindi è un potenzialmente 4-4. un 5-5. Un 5-5. 5-5, cautela, raggiungere, Non è travolgere. male, soprattutto in Che altro cautela draft. e Eh sì, quelle due, travolgere? anche Sì, in draft raggiungere è in realtà, perché in fortissimo. draft è molto Sì, e il fatto dei forte dei volanti. Sì, volanti. sì, Se tu sì. hai un Hydra 5-5 che ti può raggiungere, Eh ciao sì, ciao e che può belli. attaccare rimanendo in parata, è Ciao ciao proprio belli. sì, Ci lo piace. stick Sì. quasi. No, ho Questa. visto un'ombra invece è tipo un pelucco, Ok, non è quindi una niente, non è una locusta. locusta, esatto, uno scorpione. Questa basta, cioè nel Questa senso sì, non c'è cioè, ne sa il suo nient'altro perché. da Sì. dire. Eccola qua, La solennità, solennità.
E qua si vede che c'è Oketa che è distesa, Ed quindi. è davvero, davvero Gideon Ma già un quello, sì. 3 cotere raggiunto a questo 4 grozza, con quei due effetti anche peggio. Sì, cioè potenzialmente puoi arrivare a 5, Allora, però già 3 questa è qua bella. è forte, probabilmente, non, forse anche in altri formati, comunque sono quelle classiche carte da side che sono molto forti per quello che fanno. E, in T2 è forte per tutti e due gli effetti, perché comunque non è morta, sta semplicemente dormendo come ogni Sì, per gatto. 18 ore al giorno. E in T2 è forte contro tutti quei mazzi che fanno le energie. Atraxa ringrazia, la morte di Energy, esatto. Tutti quei mazzi che fanno le energie, questa qua gliela calano di terzo turno e mi sa che le Bello. energie vanno un po' di mancanza di energia. Qualcuno le lancia un gomitolo gigante. Il flavor qui in realtà è quello che ci interessa, cioè è fortissima la carta, i giocatori non possono ottenere segnalini, non possono essere messi segnalini su artefatti, creature, incantesimi o terre. Cioè già questo Ciao dici. Montre, buon Ciao Montre, buon lavoro. lavoro. Quindi sban di Marvel, Beh, cioè sicuro. sicuro. No, se avesse l'ambannata sapendo che usciva questa carta, probabilmente non la sbanneranno. No. Oketa stessa sembra senza energia. E l'idea è che l'arrivo di Faraone sancì il tradimento sia delle divinità che dei mortali. Quindi ho il sospetto che ai mortali e alle divinità ciò che il dio Faraone aveva davvero in mente, cioè questa distruzione, non piace. Beh, diciamo che credo che a nessuno possa piacere l'arrivo Esatto. dell'Apocalisse, anche perché il paradiso non era quello che sembrava. I cancelli non Non erano c'era niente, stupendi, cioè esatto. non Anzi, c'era. c'è un demone. E quindi sicuramente ci sarà una grande rivolta, ma può darsi che proprio il caos della rivolta provochi, dia energia allo stesso Boros. Bisogna capire. E questa carta è forte, tantissimi formati, Infect non fa più niente. Anche in Modern quel nuovo mazzo combo con la Visir e così idem perché non puoi più mettere i segnalini e La tutte le stessa. cose con Niente. persistere non, ah no, lì forse diventa più forte. Ma l'ometti, Eh no, significa. lui ritorna con un segnalino Ah, -1/-1, beh, ma in sì, realtà con non glielo persistere, metti, sì. quindi Ok, fa le combo con persistere anche questo, quindi non è male. ok. Però non Melira. esatto, quindi tornerebbe un Melira piuttosto che un Visir combo con questa cosa qui, è una Melira in più, però costa 3 invece che 2, Sì, però però è lì una bisogna Melira in più. capire. Comunque, cioè Ne proprio sa. segnalini 0, non possono più essere messi segnalini e quindi con tutti i benefici e i danni del caso. E comunque molto, cioè è una bella carta proprio perché non esistevano effetti così prima. Andiamo avanti. Ah, questo qua, anatema, tornano, cioè si sono già visti in Amonkhet. Ce ne Io qua sì. spero ce ne siano di più. Li Anche perché li hanno ti ha messo ha aura messi anatema giusti, giusto giusto per. perché ci stavano nel nero, nel senso quei due che hanno fatto, quello mitico che ne abbiamo 200, No, dai, ne avremo ne abbiamo 5. 5, dobbiamo bruciarli. Poi sì, fallo anche noi per fare la E poi quella griglia. common che è straforte in draft, che quando il giocatore incantato gioca una creatura fa un ciucciotto, quindi non è male. E questa qua invece è forte soprattutto in mill, perché essa stessa dice che all'inizio di ogni sottofase, finale, ecco esatto, se tante cose più traumatizzare, insta win. All'inizio di una sottofase finale il giocatore incantato macina X, dove X sono le carte messe nel suo cimitero da qualsiasi zona in questo turno. Quindi tu macini, alla tua fine turno macina altrettanto. Quindi In 1000. 1000 è veramente esagerato. E poi costa 3. Diciamo per un turno magari perdi la millata, che magari neanche, perché se hai giocato i granchi dietro ti basta. Magari hai fatto granchio di primo, no, costa uno blu, sì, quindi puoi fare granchio di primo, granchio di secondo, ma fai anche solo un granchio, di terzo fai la fetch, quindi lui macina 6, perché ogni volta con terraferma fa macinare 3, se non Quindi sono già sbaglio, 6, sono già quindi. 6, giochi questa, sono altre 6 e quindi macini 12, quindi non è per nulla male.
Che bello, mille. In più a ogni sottofase finale, quindi se lui sfeccia, Anche lui. gioca magie, quindi fa un effetto, gli va nel cimitero e così lui milla pari alle cose Che che gli sono andate nel simpatia. cimitero. Quindi cioè secondo me per Mill questa cosa è veramente Ma che grossa. Poi simpatia locusta costa divina. 3. Ma che simpatia o locusta divina. E questo secondo me è più un effetto dell'altro, di quello che manca Sì, come vabbè, divinità. perché qua c'è il blu e l'altro non ce l'ho ancora. Però. Ma con Taumaturge bastava anche il Divor Colpa. Qual è il Divor Colpa? È quello che fa danno pari paura e quando non viene bloccato fa danno pari alle carte nel cimitero, Giusto, mi sa. Quello che c'era vero? Quello che c'è nell'Idris. nell'Idris. La cosa migliore non è leggendaria, tra l'altro. Sì. Esatto, quindi gliene matti due, macina come un drago. No, no, non è male. Potrebbe, no, non lo so, Mill è sempre stato un po' Sì, è un lui. underdog del modern, perché comunque È può lui. vincere, sì, è lui, comunque può comunque vincere nonostante gli Eldrazi che girano, perché tanto Perché intanto gli gioca, Eldrazi non li vede, no, sono già nel gioca, eh cimitero. no, gli Ah, Eldrazi, questo ok. perché se li macini ti rimescolano tutto il cimitero nel mazzo, quello è il problema, sarebbe il Ah, problema. sì. Però con estrazione chirurgica, che è un instant, tu li esigli quando appena toccano il cimitero. Simpatico Andiamo avanti. questo mazzo. Neheb, l'eterno. Allora, Neheb è stecchito. Wii, l'abbiamo Non è scoperto. cioè è stecchito e poi è tornato. Sì, ma è stecchito. Però questa cosa ci fa capire che gli eterni sono molto spesso, cioè almeno per ora sono rossi. Sì, sono i Sono minotauri, molto minotauri e spesso, rossi. rossi neri, Rossi e neri, poi abbiamo visto che due. Però erano i no, l'altro minotauri. eterno era un Jackal. Era un. Ah, è vero, hai Quindi ragione. sono rossi, Il mio rossi neri. nuovo È comandante. potentissimo, ci piace un sacco, soprattutto effettivamente abbiamo pensato prima, proprio prima della live come comandante, Sì. cioè fa tipo fantadanni, cioè tu fai fantadanni e prendi fantamana per poi fare fantadanni, però post combattimento. Sì, beh, è solo il peccato che non abbia nessuna abilità. Capire perché perde nero se diventa uno zombie. Adesso mi se esplora un'altra roba che distrugge i cimiteri e li alimenta, potrebbe entrare silenzioso in T2 contro un assassino Rakdos. Eh Ah, sì, Rakdos, giusto. infatti Rakdos, scusa. Beh, lo ma non ci so, sono non. abbastanza Allora. cose che millano, secondo Non me, sappiamo in bene perché T2. perde nero se diventa uno zombie. Penso che sia la questione che sia un eterno. La questione Sì, dell'eterno sembra forse. rosso-nero. Il fatto che comunque questi eterni sembra che siano questi scheletri di Lazotep, che sarebbe quel minerale che estraevano nelle miniere, e quindi probabilmente il fatto che siano questo minerale delle miniere che fa molto rosso, Le zombie. miniere. Sì. E, Cos'è? Questa è una miniera. sì, beh, ed è bellissimo anche perché questo Affliggere 3 è già bello. Sì, essenzialmente, ripeto, il peccato è che secondo me ci sarebbe stata bene almeno un'abilità, un O rapidità, rapidità, un un attacco travolgere, un attacco improvviso. improvviso. Cioè, un doppio attacco sarebbe No, chiedere troppo. dopo attacco sarebbe troppo, però un attacco improvviso, Abilità, minacciare. minacciare, minacciare. Forse, no, minacciare e affliggere probabilmente sarebbe stato troppo forte. Forse perché non è ancora cosciente di sé sotto il lavaggio del cervello, ma cosciente. Può Però, darsi. boh, può essere. Forse è quella la differenza tra eterni e zombie veri e Ma propri. penso che cioè, la questione degli eterni verrà spiegata molto spesso. Zombie indica anche lì, cioè come tipo, infatti. E niente, quindi essenzialmente affliggere abbiamo visto che è una meccanica nuova, che quando la creatura viene bloccata fa danno comunque al giocatore in difesa, che è il numerino di affliggere, e Neb dice che all'inizio della fase principale post combattimento aggiunge un rosso alla tua riserva di mana per ogni punto vita perso dai tuoi avversari in questo turno. Quindi essenzialmente l'idea è: io attacco, che me lo blocchiate o che non me lo blocchiate, io dopo faccio almeno 3 mana rossi. Quindi se me lo bloccate 3, altrimenti sono 4.
chiedere invece che lui avesse affliggere X, che tutti gli altri minotauri avevano affliggere X, era chiedere troppo. Può darsi, un Forse. filino. Sto sperando qualcosa di buono per i minotauri di D2, non fa danno, fa perdere PV. L'affliggere. Sì, fa perdere punti vita. Però l'effetto dopo va lo parte lo stesso, perché conta i punti vita persi dagli avversari, indipendentemente che sia danno o che sia da affliggere. Quindi. Anche perché altrimenti si zappava i piedi, cioè si tirava Esatto, una cosa sui esatto. piedi da Non sola. sarebbe mitica, dato che è mitica, essenzialmente ti assicurano il fatto che comunque il mana dopo lo fai. Sì, altrimenti Se non era, faceva muore. davvero schifo. Se non muore. Però, Però un cioè, 4-6 quel 6 è ci può stare. ciccione. Tanto un'altra carta, un'altra creatura rossa che ha più costituzione che forza, Sì. come Karizev. Quindi, però qua ci sta a livello di meccanica, insomma, di Anche come lo perché volevano deve, cioè fare. se vuoi che faccia l'effetto deve vivere. È Esatto, un buon modo per fargli vivere e alzargli la alzargli la costituzione. costituzione. Sì. Ok, andiamo oltre. Cosa c'è? Ah, sì, intelligenza dello sciame. Poi altra cosa, Commander, ignoranza, costa 7, infatti, è un incantesimo. E dice: ogni qualvolta lancia una magia istantanea o stregoneria, puoi copiarla e poi scegliere nuovi bersagli per la copia. E Punto. basta, Qui il semplicissima. flavor parla proprio dell'azione, dello sciame, della locusta Esatto, che divina sembra che mangino nelle difese della proprio città, l'ecma. quindi che si scontrino anche contro tutto ciò che loro credevano Sì. buono, giusto e sicuro. In pratica da ripresa. No, è ancora più forte perché è ripresa ma subito, cioè nel senso. Entra in Commander Narset. Eh sì. È una ripresa che però non devi aspettare un turno per farla, ma fai subito la copia e basta, senza problemi. Visto che è una Light Ball Centrica, restando a tema Grixis, questa carta sta invocando Geleva. Eh sì, Sì, direi di sì. anche il suo commander ci sta, ci sta. E il fatto è che comunque costa 7, quindi sono quelle carte che o metti in mazzi in cui riesci a giocarla in modi strani, come Narset appunto, altrimenti lascia un po' il tempo, cioè ci sta perché è una carta da Sì, Commander, però però lascia. tipo, perdi un settimo turno per giocare questo incantesimo e poi magari non riesci Un neanche. Non badilone. riesci neanche a lanciarci neanche almeno una cosa dietro perché te lo spaccano subito, dato che comunque gli spaccate fatti incantesimi non Cioè, non mancano, mancano. soprattutto visto il formato che in ogni mazzo conviene averne. Ci ho fatto caso loro, copio pure i counter. Sì, Sì. però puoi, quindi nel senso, E poi dipende da. Sì, se c'è una counter war in corso tra due giocatori, tu puoi entrare e fare doppio counter su cose. sì, solo che non si protegge con il fatto che copia counter perché finché non entra nel campo non può Esatto, copiare, sì, quindi quello sì. altrimenti Quello sarebbe stato epico. sì. Copia qualsiasi instant o sorcery, quindi comunque tutti i turni extra, cioè le cose più belle sono turni extra. Wrath. No, Wrath non serve perché Possono. spacca due volte. Per sicurezza, muore bastardo, Peschini. muore. Peschini, sparini, tutte quelle cose, quelli che fanno danni ad area, Eh sì. comunque ti fa pagare di meno. Ti fa fare ti fa atto blasfemo doppio, 26 danni a tutte le creature. Ma poi anche Ma è tipo. lancio, io lancio poi va in pila, non è la Eh sì, per risoluzione. quello, cioè che sarebbe Eh beh, stato sì. epico, ma impossibile. Oppure tipo anche comunque altre cose che magari permettono, non lo so, di esiliare, cioè ti puoi tirar via due problemi in un colpo Sì. A solo. E questo aiuta. doppia vratta spacca il creatore con persistere. Sì, Sì. spacca il creatore con persistere. Ok, oltre. Questa è l'ultima ed è quell'artefatto che dicevo in cui si vede l'8 del cimitero che inizia ad essere un po' più importante. Questa è una specie. Lo specchio su questa carta. Paolo. Doppie copie.
Questa è una specie di reliquia del progenitus, In versione un po' più... perché è un po' nel senso col fatto che Sì, è depotenziata, devi dai. pagare tutti gli effetti e costa uno in più, però la prima abilità, a differenza della reliquia, ti permette di bersagliare la carta che vuoi esiliare, mentre la reliquia la fai scegliere al proprietario del cimitero che stai bersagliando. E poi la seconda abilità non ti fa pescare, mentre la reliquia fa lo stesso effetto, la esigli a gratis e ti fa anche pescare. Quindi è più forte, ovviamente, però come viene usata reliquia in formati più Dove può grossi, essere utilizzata? esatto, questo secondo me sì, in mazzi, comunque contro mazzi come zombie. Contro lo scragno, come si chiama? Quello che torna al cimitero artefatto che gioca a veicoli e magari altre Boss cose. ragno. Non mi ricordo come si chiama. No, Ragno guadagno. non è un ragno. Non mi ricordo in questo momento. Il rottamatore, coso dei rottami, Ok, va perdone, bene, rottami, sì. come qua. E il nome in italiano perché è scavenger, scrounger in inglese, però non. E quindi essendo anche artefatto, quindi va in tutti i mazzi e Ci sta. qualsiasi eventuale Sciacallo sciacallo dei dei rottami, rottami. ok, e qualsiasi mazzo che sfrutta il cimitero, che magari uscirà anche in futuro, che magari può uscire fuori controllo, ci esiste questa carta, esiste il deserto che fa la stessa cosa e siamo sicuri che diciamo non ci sarà mai un mazzo totalmente sbagliato basato sul cimitero, e almeno nel T2. Bene, qua mi dovrebbe essere l'ultima. Infatti non c'è più niente. Dopo gli spoiler abbiamo promesso di parlare delle invocation che ci saranno. Allora, Le invocation sono uscite tutte, tranne no, forse ne manca tranne una che è il una che è il dio, dio che che manca. manca, perché sono tutte comunque di formati più vecchi, tranne i tre dei di Bolas, come è stato in Amonkhet, che c'erano i cinque dei come invocation. Ci sono alcune invocation più conosciute, un po' più degne di nota, Esatto, tipo Through the Breach. e altre che invece ci stiamo ancora chiedendo Perché? perché le abbiano scelte. Ti toglie delirio, imbalsamare, Worldbreaker, ritorno di Kozilek, Sì. esatto, ti spacca i Ti mazzi. spacca i mazzi. Sì, no, infatti è molto forte quell'artefatto là. Quindi facciamo una carrellata veloce, giusto perché comunque sono usciti, a me piacciono, c'è chi non piacciono, anche se in questa ce ne sono. In realtà, cioè, con Amonkhet abbiamo capito perché hanno deciso che i Di non masterpiece. metterle in tutte le espansioni, Esatto, ne ma ho di messe mettere in solo alcune, anche quando sono perché scuri. saranno resi conto che tra un po' stampavano anche carta igienica, Esatto, perché non già qua sapevano. è successo, quindi figuriamoci più avanti. Quindi hanno deciso che come la presenza dei guardiani, che sarà un pochino più Scialla blanda, qua, certo, diluita. Diluita, anche la presenza dei masterpiece sarà più diluita, ci sarà solo in certi momenti in cui sono, diciamo, strettamente necessari o ci stanno perfettamente con la lore. Esatto. Il problema di Ixalan è che starebbero stile tesori, Ma non c'è mica stile tanto di quel tesoroso, livello lì. no. Fanno nave fantasma. Ottima carta. Allora, qua vediamo Through the Breach, carta che si gioca in Beh, tipo Argea Modern, Dominaria. tipo su Dominaria, Su Dominaria esatto. potrebbero Potrebbero fare anche fare delle cose che, tra virgolette, magari non sono tanto giocate, però vecchie, e quindi hanno quel non so che in più. Non Esatto. Niente, qua in Modern c'è tanto da Commander. ci sono mazzi che si basano interamente su questa carta per giocare Emrakul o anche Griselbrand, se non sbaglio. Sì, se non sbaglio, sì. C'è il mazzo di c'è il Glorious Vengeance che gioca anche questa tra le carte perché serve. E essenzialmente ti fa giocare una creatura dalla mano a gratis, a rapidità e la sacrifichi alla fine del turno. Comunque, questa è una delle carte che ci sta perché comunque
Adesso non so a livello di prezzo, però comunque una carta giocata. Dopo questa parlando anche la sanguisuga di Alabastro, masterpiece. Eh sì, è quello che temi, che si teme. E quindi questa secondo me È una uno di quelli che masterpiece dici, giusta. vabbè, sì, ci sta, cioè viene Sì. Poi, giocata, ci sta, ci sta. Damnation, Anche questa questa sicuramente, ci questa piace. cioè nel senso era chiamata da quando hanno annunciato che c'erano i Era della Mastermind. rovina. Esatto, Damnation con un bolas Fichissimo. sghignazzante e che fa così. Davvero, davvero fichissimo. Damnation, vabbè, troppo forte, troppo bella. Questa qua sarebbe bella Sì, sbustarla. questa sì. Questo è quello di cui parlavano prima, che è Allora, Lord of non è una divinità, Extinction. ma è un elementale, anche se è un lord. E ci Esatto. siamo chiesti un po' il perché. Ecco, questa è una di quelle carte che dici, beh, cioè nel senso, ci sta come ambientazione, come cosa. Perché c'è la questione dei E poi cimiteri. però ci sta anche, abbiamo scoperto come prezzo, perché abbiamo visto che costa, sta tipo su poco meno di 20 E dollari, non... 17 Quindi dollari. adesso vi chiediamo in diretta perché. Cioè, Sarà, dove viene non giocato? credo da In nessuna quale super parte. mazzo viene giocato? In un commander? Secondo me è solo perché è in Commander ed è una mitica. Perché comunque Forza Costituzione appare tutte le carte in tutti i cimiteri. E Commander è E l'unica cosa certo. che può essere forte. Ma questa è una di quelle che dici, boh, vabbè, non so. Shatterstorm, questa ci può stare perché comunque viene giocata. E poi distruggi. Neanche nel sample deck. Perfetto. Questa è carina, nel senso è una ratta per gli artefatti. Abbiamo capito che qua l'idea di Bane Commander, ma i mill non usano il verde di solito. Ma in realtà anche in una partita normale di Commander, quello lì ti diventa un 30-30 come ridere. Sì, cioè soprattutto se sai Basta che che... ognuno abbia 10 carte nei cimiteri e non c'è proprio problema. No, no, È davvero. l'unica cosa che ci ho pensato, ma secondo me neanche quello non ne vale neanche la pena. No, Perché è anche comunque un perché 30-30 sordo che non ha è abilità. Esatto, quello, cioè, è la sua sordità è che... suo poverino. E poi uno lancia Tisi, ecco. Mazzo Tisi, quello che aveva il bone. Qual è Era il... forte. E Tisi costa 7, se non sbaglio, 3-4 neri. E la puoi sospendere. E praticamente quando è sospesa, ogni volta che gli togli un segnalino, tutti i giocatori devono sacrificare una terra, una creatura. Aspetta, aspetta, adesso lo vado a vedere. Tisi. Aspetta, aspetta. Ah, mannaggia. Eccola. Ok, perché è in francese? Non lo so. Decisione che dovrebbe essere, se controllare perde punti vita pari alla sua forza più la Ah no, ok, no, era potenziale solo questo. sospendere. Vabbè, Beh, faccio schifissimo. sì. Cioè, no, E gli me la ora ci stavo ricordando ancora pongo. più forte di quello che in realtà era. Eh sì, sa anche a me. No, eh sì. Tisi, esatto, guadagna 200.000. Perfetto. Benissimo. Comunque, Shatterstorm, questa ci sta, viene giocata di side in Ma Modern. sì, Basta, dai. Ma però il giorno che torno questo genere. Ecco. Sì, grazie, Alter, ma che siamo andati comunque a vederla. Ecco, esatto. Ecco cos'era quella che mi ricordavo. quella era più bellina. Quella sì, quella ci stava. Poi Toxize, Toxize, anche questa ci sta. questa sì, non è male. Comunque Con il scartino il demone demone. che mangia la mente di quella Fa lì. figo, dai, ci Sì, sta. ecco questa. Io mi sto ancora chiedendo, la sua presenza nella side modern è situazionale. Sì, però almeno è presente da qualche parte Esatto. quella carta. Questa... E questa boh. Infatti mi ricordo è stato bellissimo durante la live l'hanno rivelata e tipo i commentatori ci sono rimasti tipo Capsize erano super forzati perché anche loro è usato in Commander. Perché c'è una combo, hanno detto anche loro, ho detto sì, c'è una combo di quando C'è, giocavo nel allora, quando 90. inizia la frase con perché c'è una combo, è una scusa, È una è scusa, ma una sì, no, scusa, è siamo una scusa, sì. assolutamente. Cioè, sì, si giocherà in Commander, sì, ci sarà una combo, però no.
Comunque una comune, ecco, questo volevo dire. Cioè, soffriamo tutti un po'. La Bloodmoon, questa è Bloodmoon è bellissima, perfetta. ci sta, è perfetta sia come arte, è stupenda, boss, regalatemela. Quindi vuol dire che a un certo punto suoniamo che arriverà la luna, perché non c'è mai stato, Regalatemela, non c'è mai la voglio, stata il buio. la voglio. L'ho detto che la voglio. Sì. Ok. Armageddon, Anche questo. che Allora, è il disegno figo. tutto ciò che c'entra comunque con la distruzione, con il creare un cataclisma, Esatto. da un certo punto di vista qui ha molto senso. Altre cose no. Cioè, avrebbero potuto fare le Però location comunque vratte. secondo me sono più belle queste quasi che quelle di Amonkhet. Forse perché Sì. quelle di Amonkhet sono di più e quindi hanno dovuto Forzare la mano? forzare un po'. C'è solo un problema. Ossia, sia Bloodmoon che Sì. Armageddon. Sì, sono belle le Vai avanti. art. Se dici che il fre su Amonkhet non c'è una. Ecco, È esatto, quello per che ho quello, chiesto. Secondo secondo. me, col fatto che il secondo sole è arrivato lì. Ci sarà una notte perenne e arriverà una Boh, luna, può una cosa così. essere. Sono che non c'è. E no, la luna può esserci, ma non si vede perché ci Non è sta una sempre il luna, è una sole. stazione da battaglia. Esatto, è la morte nera. Poi c'è l'avatar della disperazione, che questo mi fa un po' effettivamente. Quelli diamo che sono un po' carte a caso, qua almeno c'è un senso. Anche Avatar della Esatto. Questo disperazione è ha orribile. senso. A me non È dispiace. bruttissima Eh l'arte. no, a me dà proprio l'idea della, cioè, del totem, del cartiglio del totem, Ah, cioè. effettivamente può richiamare un cartiglio, ma che poi la morte è nera e grigia. Vabbè, ma Bolas vuoi che faccia una morte nera grigia, Esatto, doveva fare la dai. dorata. Dorata. Con due soli potevano mettere lo zenith. È vero, lo zenith del sole nero ci Sì, stava. una bella vratta, anche lì. Ah no, forse perché È il troppo sole nero forte. è proprio di Mirrodin, Sì. quindi In non ci stava. Qua c'è l'avatar. teoria una volta c'era la luna e il secondo sole è stato programmato. È quello, cioè su Bolas, in modo tale che. Prima di lui la notte credo sia. Non si sa. L'avatar fa cagare, concordo. Non mi piace per A niente. me non dispiace. È bruttissimo. Ho un suo perché. Sander. Comunque sì, è Titus Lunter che ha preso una sua stessa terra Ah e sì? poi l'ha distrutta, penso di sì. Ah, figata. Cioè, sembrerebbe una terra base che ha pubblicato. La morte nera tra le corna di Colbolas. Questa è un'altra comunque carina, che è un Armageddon, essenzialmente solo che fa riprendere in mano tutte le terre, ed è anche instant, quindi ci sta. Poi No Mercy, questo è uno di quelli boh, Però ci sta nel perché nome sempre, cioè nel sì, senso qui hanno certo. scelto più la tematica della distruzione, della mancanza di speranza, cioè proprio rovina, punto. Cosa ti fa venire? Sono andati in giro in ufficio e hanno detto, se vi dico Devastation, quale Esatto. carta vi viene in mente? Poi le hanno messe in un cappello e le hanno Sì, estratte. praticamente sì. Poi Opposition, di cui nessuno capisce l'art. Allora. Perché Opposition? No, Perché grazie. si stanno. Arrivo. Vai, vai. Allora, in quest'arte vediamo. Vai, voglio In quest'arte sentire. vediamo le creature della locusta divina che si scontrano contro gli esseri umani. Però noti che c'è una fiaccola. Si stanno opponendo contro la nuova divinità. Ok. Ma a me sembra che le È credibile. locuste si tappano tutti. Sì, esatto, cioè le locuste attaccano le cose che quindi non si Però si tappano. oppongono, guarda che c'è la fiaccola, si Però non è blu oppongono. quest'art qua, è nera, è orribile. Qualcuno metta la musica di Super Quark in sottofondo. Possiamo No, vabbè, la prossima rimediare. volta. La metto, allora me la preparo, così quando c'è il coso la Quando faccio devo dire la partire. cazzata. Va bene. Ah, però adesso posso dire che la cazzata dicendo che sono anche laureata, Esatto, quindi, cioè, quindi sono credibile. sei più credibile. Fai credere agli altri di essere credibile. Comunque una carta che si usava 15 anni fa, sì. Che si gioca in Commander, forse. Forse. Lavinia Angela. Sì, ci sta anche bene. C'è Boyle, distruggi tutte le isole. Anche qui, vabbè, di distruzione, però Solita. l'arte è fichissima. Sì, sta bella. Che tutto il fiume che è evaporato Cioè, è fichissima. completamente. Poi Patto del Massacro, che è anche questo. Perché non capisco bene. Ha decapitato un tipo, no?
Perché non ha la, non vedo la testa. Può darsi. Ah no, no, è un aviano, è tutto in, l'ha sgozzato, è tutto indietro. E come c'era Path of Negation nel, in Amonkhet, qua c'è Path Ma Slaughterpath, che sì, anche poi ci questo, sta. se non sbaglio, in qualche volta viene giocato. Se ti piacciono le arte, vai a Dubai e scatta due foto. Poi c'è Desolation Angel, che io però preferisco l'art, quella originale. Beh, però diciamo che a questo, cioè in questo si sono molto impegnati a centrarli proprio al Sì, esatto. 100%, quindi insomma, dai. Ma ti sei laureata, non lo dice il tuo pusher di fiducia. L'avevo pubblicato su Facebook e mi sono, cioè poi tutto è stato un po' veloce, troppo veloce, cioè diciamo che li ho intortati particolarmente bene e quindi appena riesco a passare vi racconto. Andiamo oltre, qua c'è Threads of Disloyalty, che veniva giocata anche questa a suo tempo in Modern, perché quando ci giocavo io, adesso non penso venga più giocata. No, Forse viene giocata in Legacy, può essere. Cosa spiega la corona di foglie su Instagram? Convinto fosse un pezzo del cosplay di Nyssa. era una corona di alloro. Nelle tag c'era proprio scritto laurea magistrale, però nessuno legge le tag, Nessuna quindi lo leggerità. capisco. Non viene giocata, perfetto. Perfetto. Go. Andiamo oltre. Onniscienza da Commander. Cioè, e penso ci sia anche qualche mazzo che la giochi. Poi Da, dai, non mi guarda, ricordo c'è sempre. Bolas. Francesco, Dovrebbe essere da Legacy o da Modern, anche quello. rispondi sempre tu. Sì, Quando lui è diciamo la parola l'esperto. legacy, devi rispondere tu, punto. L'abbiamo Sì, detto sì. noi. Sei all'in. Chiameremo Francuzzo l'esperto dei formati. Giochi Facciamo la carta. Threads su Tarm e ti arriva un DK. Non viene più giocata dalla stampa di DK, ecco, Sì, perfetto. insomma. Grazie. Cioè, c'erano cose che Choke, immaginavamo. anche questo veniva giocato quando io giocavo Modern contro Splinter Twin. Sì, ma mi immagino ci siano un sacco di altre cose interessanti. E anche questa è bella l'arte, sembra quasi una Sì. Però foto. questo potrebbe essere il sangue, che l'acqua che diventa sangue. Esatto, che infatti le Ci sta. isole sì, non stappano, ci sta anche come effetto. Poi c'è Doomsday, questo viene giocato, lo so, in T1. C'è il mazzo in vintage, c'è il mazzo Doomsday combo. Che gioco. Che vi... Questo alcuni temerari ancora lo metto, alcuni temerari. Ma tanto i blu succano anche senza contromisure. Così Questo bello. invece c'è il mazzo È così vintage. onesta Per spiegarlo facilmente anche a chi non gioca. vera Ci questa sta. descrizione. E tra l'altro questa Doomsday è così con Razaket lì che poi viene ucciso malissimo da Liviana. Però ha Quindi fatto dire questo Bau a ci sono Liviana. combo carine anche per Commander di questo. Sì, comunque nel senso, non si viene usato in video. Sì, perché ogni tanto io ho questa malsana idea di andare a vedere su YouTube il vintage che fanno online e quindi conosco i mazzi da vintage, ma non conosco i mazzi da Legacy o da Modern per dire. Cioè no, in realtà li conosco, però non li conosco così approfonditamente. È un problema, Poi lo ecco, c'è sai, questo. Forbid, che è il counter che con buyback, scartando due carte te lo riprendi in mano, è fortissimo, era fortissimo, suppongo, adesso non lo so, però anche questa è una di quelle che ti chiedi perché l'hanno fatta Masterpiece. Per metterci un'arte che non sapevano dove E anche metterci. l'art cosa c'entra con tu con Forbi Allora, è perché per... Ne, lei ha. cosa era scritto a 4? Doomsday Passi. Verrà il giorno in cui i blu player vanno a loro vendetta, la pazienza non ci manca, intanto mescono. Perché? Perché lei si scontra contro la divinità senza Sì. nome e viene counterata Eh no, ma dal. Forbid proprio come no, cioè nel senso come azione, qua non gli stai, non sta, non Gli sta impedendo di gli stai, agire. ma no, è cioè c'è due moscerini e fai, oh mio Dio, lascia Sono dei cadere moscerini tutto. schifosi, oh. Cioè, Cioè, ed se è mi lasci. una divinità Allora, che domani ti porto in un campo e spara. ti espulsiamo
spruzzo addosso delle locuste e poi vediamo. Ma Tu lei non è muori tutte grossa, le mani. sono Anche tu come, sei ma grossa, sono come come, le locuste. no, quelle lì sono locuste davvero normali, lei è gigante, quindi per lei quelle locuste sono come dei Ok, allora ti moscerini. lancio addosso uno sciame di moscerini intero e vediamo quanto sei Va bene, felice. e io di certo non faccio e lascio cadere le cose. Questo è più un ciclonic non troppo rift. Ok, è vero. Ok, qua c'è il dito diabolico, che è un'altra comune, che però va bene, ci può stare. No, non possiamo dire ci può stare tutte le Non è volte. vero. No, non ci sta niente, purtroppo, però ha deciso, è bello, ci sta come idea, però è comunque una, nel senso Allora, non ha bisogno di questo. parentesi casuale, ho visto l'autore. Ah. Allora, l'autore di Darken, l'autore dell'ultimo Gideon, quello da Planeswalker Death, se non Sì. sbaglio, è stato molto. Cioè, l'art di quel Gideon ha subito alcune critiche, cioè almeno anche nel mio account c'erano queste critiche, dicevano, ma insomma è sproporzionato, ma insomma è brutto, e qui la testa sembra staccata dal corpo. L'autore ha spiegato gentilmente lì sotto al post il motivo e ha detto che essendo lui non un, cioè non è che può gli artisti non possono decidere di farlo come vogliono, ma devono seguire l'art director, come penso quasi tutti voi Sì. sappiate, anche perché altrimenti è scritta art director, chi è quel pirlo, cos'è? E l'art director gli chiedeva continuamente per renderlo più personale di allargare le spalle, e quindi le modifiche continue lo hanno portato ad avere una illustrazione che neanche a lui piaceva completamente. Cioè l'effetto dell'indistruttibilità di Gideon c'era, però lui non era soddisfatto del suo lavoro. Quindi se non vi piace tanto, sappiate che neanche Neanche l'autore ne è l'autore. soddisfatto, quindi apprezzate comunque che ha svolto il suo lavoro per soddisfare i suoi boss, e questo è degno di nota. Insomma, Direi di sì. si fanno un mazzo assurdo per fare il loro lavoro. Se lo fanno standard o mod? Modern. Ok. Che schifo. Vabbè. E questo era l'ultimo. E poi ovviamente ci sono gli dèi, le tre divinità che però non c'erano, quindi non le ho prese. Non ho fatto in tempo. Poi Avevamo visto quelle simpatiche per la questione di lore. sì, diciamo con le art che sono uscite finora possiamo forse capire qualcosina. Quindi a un Sicuramente. certo punto arriveranno queste divinità create o modificate da Bolas. Più modificate che create Sì, direttamente. hai ragione. Sicuramente modificate. Queste divinità arriveranno, non si sa se prima o dopo Bolas, in realtà sembra quasi prima, come se dovessero È essere perché le sì, l'idea secondo me è proprio quella, altre ere divinità perché OGM. è praticamente la prima, forse è questa, o comunque si Sì, è lega allo sicuramente sciame, questa, perché è quella che spacca la barriera. quindi si lega allo sciame spacca la barriera. Poi, dovrebbe esserci. Esatto, questa è l'arte della Tour de Bridge. Che più o meno comunque il concetto Sì, è è quello. proprio lo stesso. È lui che arriva. Poi si vede che comunque arrivano anche poi le altre divinità che portano sempre distruzione. Questa dovrebbe essere almeno il braccio della divinità Ubi, se non sbaglio, Sì, e luna quindi era. potrebbe essere uno scheletro divino. Sì, uno scheletro, uno zombie, un leech, non so, sì, guarda anche le gambe, sono Sì, proprio scheletro, proprio uno è uno scheletro. scheletro. Dopodiché non si sa quando arriva, se ha un quesito di lore, anche se non c'entra con Amon, ma con la rivelazione relativa al mending di un paio di settimane fa. Un Ok, se riusciamo a risponderti. faraone gigante. Un faraone gigante, in che Ah, senso? dice il dio. Cioè, questo qua scheletro, magari è un faraone. Può darsi. Tipo, Potrebbe cioè, avrai anche. magari il coso da faraone. Un attimo. Tu vai avanti a Ah, ho parlare. capito cosa vuoi. Cosa voglio Cosa vedere? vuoi Lo sai cosa voglio fare? vedere. Allora. Comunque, dici pure.
Cioè, se qui quello potrebbe che vuoi essere questo chiederci. faraone gigante, o se vuoi teorizzare qualcosa, intanto che io cerco. Allora, il faraone gigante potrebbe esserci e potrebbe Quello che è essere uscito a il suo Vengeance tempo. Fa. Sì, potrebbe. Di... Adesso Vabbè, ha la staffa anche. staffa. Vengeful Pharaoh. Quindi potrebbe essere lui che stava aspettando, era lì. Allora, non è detto ovviamente, questa è anche una nuova artista, Sì, è tipo il suo primo lavoro per la sì, sì, sì. Wizard. Allora, l'arte, la staffa è diversa, però è anche il fatto che comunque lui sia più un lich, Sì, lui è uno quindi è zombie con uno proprio una mummia. scheletro. Ah sì, alla mu ah sì, allora Quindi no, no, forse no. perché la mia idea, quando hai detto faraone gigante, era il Vengeance, il faraone Sì. vendicativo che era uscito in M12. Perché M12 era quell'M che, se non sbaglio, era ispirato a Bolas, No, no? Era era quello prima, l'M13, era l'M13. l'M13. Tipo stravaccato su un trono di marmo. Sì, Sì, però sì, sì. adesso abbiamo guardato l'art, ma non. L'arte è diversa, però potrebbe Potrebbe essere l'idea essere che. comunque un'idea. Perché se adesso riuscissi a Aia. farla vedere in modo più Intanto brutale. vado oltre. Allora, l'arte dovrebbe essere, se non sbaglio, che intendevate questa. Cioè, si vede da culo, però vabbè, abbiamo capito. È più una mummia che un vero e Scheletro. proprio scheletro. Però sarebbe un'idea interessante, anche perché quello è l'unico, è un faraone, è uno zombie, e ovviamente, insomma, anche se non ha un flavor, ovviamente, perché è di un M12, potrebbe anche essere quel collegamento che tanti aspettavano, perché anche io la prima volta che abbiamo sentito parlare di Amonkhet sono andata a cercare Sì. quello. Perché è l'unico che ha l'aspetto davvero di un faraone. Il Mending è 60 anni prima rispetto ai fatti a noi Esatto. conosciuti. Questo non ci interessa su questo, ma ci interessa sul fatto che comunque vuol dire che tutto questo, cioè, è dai 30 anni più Sì. o meno. Quindi può essere anche, ci possono esserci, queste divinità sono nascoste da anni. E potrebbe essere anche quello che sta aspettando, cioè l'idea Esatto. anche, non ne sappiamo molto, può essere anche una casualità. Poi tornando alla storia, quindi non si sa ancora se Bolas appunto arriverà prima insieme dopo queste divinità qua. I guardiani sicuramente tenteranno di combatterle e a un certo punto arriverà Bolas e verranno sconfitti da Bolas, come abbiamo potuto vedere. Ovvio. Qua si vede Oketra che sta curando, che si vede chiaramente che non è Gideon perché è pelato ed è vestito anche in Secondo modo voi? diverso. Secondo voi è un buco creato involontariamente oppure stanno riscrivendo piano piano tutto il canone? Il fatto del mending? Ah, Secondo me stanno chiarendo il canone. esatto, stanno diciamo rendendo chiaro cos'è canon e cosa non lo è. Sì, lo Pian stanno più che piano, altro chiarendo. sì, perché appunto quella cosa di un paio di settimane fa che dicevi te, semplicemente loro non l'avevano mai detto qua, i fatti che stavano raccontando attualmente dove erano collocati e quando forse sta curando Gideon dall'alopecia. Sì, è quello. Ok, Sì. Perché comunque è fino a un arrivato il certo. primo messaggio, erano due. A noi è arrivato, noi leggiamo un faraone gigante E ho questa e una questione da poi. lore, ma cosa con la rivelazione relativa al mending, cioè cosa c'entra Amonkhet? Cioè cosa Anche se non c'entra con c'entra Amonkhet, ma Amonkhet? con la rivelazione relativa al mending un paio di settimane fa. Poi Quindi no, è forse. arrivato, secondo voi è un buco creato involontariamente oppure stanno scrivendo piano piano tutto il canone? E sì, secondo noi stanno riscrivendo piano piano, cioè l'idea più che riscriverlo completamente, stanno
mettendo dei paletti fissi all'interno del canone, perché prima, ok, c'è stato il mending, facciamo un sacco di roba, ma quel sacco di roba in quanto tempo è stata fatta? E soprattutto Ok, adesso si è prima, mangiato il corpo della domanda, perfetto. ok, prima, cosa è successo? Quanto prima è successo tutto quello che è successo prima del mending? Diciamo che secondo me col fatto che vogliono tornare a Dominaria è anche necessario sapere quanto tempo prima sono Sì, esatto. avvenuti i super fattoni su Dominaria. I super fattoni. Yes. Niente. Ocio, allora, prima del mending è appurato che esistessero i ponti planari che fossero possibili. Ora, se il mending è avvenuto solo 60 anni fa, che senso ha tutta la storia di tenere nascosto l'esistenza degli altri piani quando, essendo nato molto prima del mending ed essendo a capo proprio degli Izzet, non solo dovrebbe saperlo, ma in rigore logico dovrebbe avere pure aperti i ponti planari? E oltre a questo, sempre legato ai ponti, nessuno sembra sapere l'esistenza degli altri piani, ma come sappiamo, poco più di mezzo secolo prima le persone potevano viaggiare tra i piani. Allora, beh, non tutti potevano viaggiare sui piani, nel senso solo poche persone e soprattutto i ponti planari non erano più cosa che usava Firexia o la cavalcavento per Per andare. viaggiare, quindi anche delle strade all'interno, tra i piani. Sì, poi non so, Ravnica secondo me è sempre rimasta fuori dalle cose, cioè nel senso. Cioè, Ravnica aveva talmente tanti problemi al suo interno che andare a guardare all'esterno diventava problematico. Sì, da quel Cioè, che ho. Niv-Mizzet, ok, è nato prima del Mending, ma secondo me non ci sono piani, non dovrebbero esserci stati dei ponti planari a Ravnica, semplicemente. Allora, quando sono stati pensati i ponti planari, non è stato pensato Ravnica. Oppure Niv-Mizzet conosce l'esistenza degli altri piani, ma non conosce l'esistenza di Planeswalker, Perché comunque, semplicemente. semplicemente, il fatto che ci fossero i ponti planari non porta sicuramente all'esistenza del Planeswalker. Quindi dici, i ponti Esatto. non ci sono più, stile Kingdom Hearts con le Esatto. strade, non ci sono più, nessuno può viaggiare. Quindi Niv-Mizzet non può pensare automaticamente allora c'è qualcuno che viaggia, perché prima non era la persona che viaggiava così per libera scelta, ma c'erano questi ponti. Liliana sapeva dei ponti, quindi non penso Ma una che. Liliana è molto antica rispetto ai Planeswalker che noi conosciamo. Lei ha vissuto prima del Mending e sicuramente Ha la questione viaggiato dei di demoni, più. ha viaggiato di più e la questione dei demoni ovviamente. Cioè, per girare alla ricerca dei demoni, la conoscenza dei ponti planari era una conoscenza fondamentale per lei. Quindi, sì e no, può anche darsi che loro non abbiano posto questa domanda. Puoi provare a proporre la domanda a Maro su Tumblr. Ah, sì, poi. Questa domanda la potresti proporre sul Tumblr di Maro Non so per. però se lui riesce a rispondere. Beh, può comunque magari Al massimo linkarti chiedo. qualcosa, chiedere o darti anche una risposta divertente perché non lo sa. Però potresti provare perché comunque è una domanda Sì, comunque che una può. un po' Perché anche perché sono tante cose a tenere in può considerazione. anche darsi che fino ad ora non ci abbiano neanche pensato alla questione, perché hanno detto i ponti sono stati chiusi prima del mending. Esatto. Quindi tutto ciò, tutti quelli che vivevano prima del mending, non tutti potevano pa cioè, passarli Sì. e quindi non è un problema che tocca a tutti. I piani nati dopo il mending, nella nostra immaginazione, non vengono, cioè, non si sa, non hanno problemi talmente Non hanno, grandi che non esatto, gli o non hanno frega comunque niente. collegamenti con altri piani. Quindi è un non ne abbiamo la più pallida idea. Stretto stretto. Sì. E tornando all'era della rovina, dopo la sconfitta dei guardiani, non Sicuramente. si sa che cosa Ma può succederà, anche nel darsi senso che prima i potrebbero guardiani vengano salvarle. sconfitti e cioè una prima sconfitta, le divinità Sì. si muovono e magari poi vengono sconfitti Perché qua le ancora. divinità sembrano tornare in sé, tra Sì, o virgolette. comunque Perché semplicemente comunque. rendersi conto che quello che hanno fatto fino adesso fa un po' schifo. Esatto. Infatti qua le c'è, ok, perché cura gente, così, anche perché lei in realtà sono sempre stati fedeli alla loro natura, E solo soprattutto che. a chi li circondava, gli uomini, Esatto. tranne Bontu. E E poi qua. Bolas che arriva, quindi Sì. sì, arriverà.
Lui arriverà sicuro. Questa è quella l'arte di onniscienza invocation. Infatti si vede l'onniscienza, si vede penso dagli occhietti verdi. Strano però verde. Tanto è fighissimo. Come arte lì che svolazza sulla distruzione. È molto molto fico. E quindi si vedrà cosa succederà. Però nota che ha le ali tutte un po' sbrindellate. Non sono perfette. Nel senso, o che L'età. le ha prese, oppure esatto che È l'età che è avanza. E l'età ci che sono sotto le avanza. locuste. Eh sì, con le locuste sotto che volano. È l'età che avanza, sì. Dice che Oppure è l'età che avanza. è arrivato davvero Ugin e gliene ha date di santa ragione. Ha date tante, ma tante, ma tante Non che credo. Sì, neanche secondo me non so, secondo me non arriverà nessun altro io. Già, planeswalker. Gianni dovrà arrivare. Cosa qua? Arriviamo! C'è tutto distrutto. Oh, la Esatto. festa è finita. Esatto. Puliamo. Non saprei sinceramente come passare da una situazione del genere a un seguito. Se stacca, che, e poi più che altro perché sappiamo già che non staccheranno completamente perché poi Jace ti compare subito in Esatto, Ixalan, quindi la quello. devono spiegare la cosa. È quella la Cioè, il fatto è situazione. che comunque noi sappiamo che Jace è naufrago su Ixalan, Sì, crea sì. dei turbamenti. Ultimamente non ho ancora nemmeno capito il motivo della sua quasi morte, troppo preso dagli Ma Eldrazi. no, anche a noi piacerebbe sapere il motivo della sua quasi morte, perché, cioè. Sì, io spero che i set base, il prima o poi, spieghino questa cosa. Magari già il primo set base può spiegare, possono, dato che i set Ma ci base sono forse altre precedenti cose più hanno urgenti. sempre avuto sotto comunque una storiella stupida anche, tipo Garruk che va a uccidere il Planeswalker, Nicol Bolas come personaggio, quelli che poi sarebbero diventati guardiani in Origins, che quello però Quello è già più è già pensato. più di un set base quello. Infatti mi baso più su quello perché se li fanno come Origins i set base non ho niente da dire perché comunque è stato un bel set base. E io spero che tirino fuori anche, fanno un Ugin versus Nicol Bolas set base, dove fanno vedere magari le origini di Ugin, le origini di Bolas, vari piani su cui sono stati perché insomma sono Tarkir, state casine. torniamo su Ipotesi: Tarkir. Bolas ha cercato di ricreare una fattura temporale su Tarkir sfruttando la magia in colore di Ugin. Gli Eldrazi e Sharkan erano solo un'esca per fare in modo che qualcuno mettesse in moto gli eventi che hanno portato al cambio di linea Ma temporale. il cambio di linea temporale è solo su Tarkir. Esatto. Quindi no. E quindi avrebbe semplicemente fatto rivivere un suo nemico? Non so. Sì. Perché comunque Sharkan ha liberato gli Eldrazi sotto il controllo di Nicol Esatto. Bolas, ma la voce successiva, in voce torturante, Esatto. è la voce di Esatto. Ugin. Anche perché da quel che sappiamo, e la domanda è stata posta al tempo perché comunque dite, ma hai cambiato la storia di tutti o solo di Tarkir? Era solo di Tarkir. Quindi perché riportare in vita Ugin? Cioè, gli serve la vita di. Gli serve Ugin in vita per ucciderlo di Per fare nuovo? o per far scattare qualcosa che solo lui può fare. Perché comunque Ugin in vita limita anche gli Eldrazi. Perché Sì. era colui che li aveva liberati, cioè che li aveva imprigionati. Basta. 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 Direi che vi salutiamo. Sono già 10:25 e noi vogliamo andare al McDonald's. No, dai, voglio solo un gelato. Prendiamo il gelato. Vabbè, vediamo. Credo che io adesso fosse solo un diversivo. Sì, potrebbero essere un diversivo però non sappiamo se per i guardiani, per in generale incasinare il multiverso, ma non credo che Bolas volesse che Sarkhan riportasse in vita Allora serviva un Ugin. viaggio nel tempo per riaprire una frattura localizzata su un piano. Può Si da. Beh, vede. può anche. Può Con Bolas darsi.
Può darsi, è la parola per d'ordine. capire forse come farle scatenare in Sperare di altri più. piani. Sì, quello sì. Però forse c'era più energia nel tempo in cui ha sconfitto Ah, Ugine, perché c'erano tutti i draghi. sì. Il Però effettivamente può anche darsi. viaggio nel tempo è magia in colore. Carno Bolas e Karn non è molto reperibile. Sì. Carno Bolas, Karn non è molto. Ah, è magia in colore, viaggio nel tempo. Però Sei anche turni ex. sono blu. Teferi Cioè, comunque la magia del tempo è blu. è blu. Teferi è blu. Gioira è blu. E la parte della blu credo sia proprio il fatto che abbia bevuto l'acqua. Però può anche darsi che effettivamente come magia sia in colore, ma più tipica di un mago e quindi di un controllore, quindi blu. Però sì, ci potrebbe anche starci che Bola stesso volesse quello, magari anche perché Ugin gli serve in qualche modo. Si è reso Conto che gli conto serve più vivo che morto. che no. Loro manipolano il tempo. Il viaggio nel tempo l'hanno fatto solo Karn e Ugin. Sì, ma la DeLorean è grigia. Vabbè, sì. Vabbè, mi mancavi, eh. Stavo aspettando una battutina. Che Ah sì, palle. beh, proprio il fatto di prendere un qualcuno e mandarlo in un'altra linea temporale, allora sì, allora ci sta. Quindi, tenendo questa teoria viva, possiamo anche pensare che Bolas abbia, come al solito, un piano molto grande. Questo piano potrebbe anche essere che c'entri con la Ugin di nuovo in vita, si sì, potrebbe stare. Magari qua ha preparato il trappolozzo vero per Ugin. Ah, può essere. Non si Però sta sa. già distruggendo tutto, quindi Ma il magari no. trappolozzo parte da quello. Vedremo. Vedremo. Quindi ora vi diamo la buonanotte Sì. con questa nuova immagine Esatto, questa nuova del idea, trappolozzo. esatto. Ecco, succede. Niente. Sai quando ti invitano alle reunion e Sì. tu vedi, anche se hai silenziato già la Ah, spegnimento. Dov'è vedi, non ho la pallida idea. Il telecomando? Guarda lì dietro, guarda lì dietro. E ti Dammi. ritrovi a avere anche i messaggi vocali, che culo. Quindi buonanotte. Quindi vi salutiamo, grazie come al solito e speriamo di essere stati interessanti. Prossima volta musica di Super Quark. Esatto, così quando la E sparo grossa almeno la musichetta. il tutto è stato sponsorizzato dalla Bolas Corporation per la distruzione dei piani SPA. in tempi brevi e con pulizia planare annessa. E quindi vi salutiamo e comprate i piani da distruggere da Bolas, altrimenti distrugge lui. Direi che Sì, no, è convincente. devi Come no? metterci più verbo. Più verbo. Sì, più sex Beh, è troppo appeal. tardi. Ciao a tutti. Ciao.